Eccoci, siamo pronti per iniziare. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati da BioPills. Per chi non mi conoscesse, io sono Daniela Bencardino e mi occupo della sezione Salute e Medicina del nostro portale. E sono molto felice questa sera di avviare il ciclo di eventi per il 2021 e di farlo con un webinar, che riguarda proprio la salute umana. Infatti, come sapete, stasera parleremo di allergia ai farmaci e lo faremo con un particolare riferimento a quelle che sono le paure sviluppate dai soggetti allergici nei confronti delle vaccinazioni. Infatti, sappiamo che il 27 dicembre si è avviata questa campagna di vaccinazione anti-Covid ed è molto importante vaccinare il maggior numero di persone proprio per ridurre la circolazione del virus. Purtroppo, però, sono sempre più numerose le persone che manifestano delle paure nei confronti delle vaccinazioni proprio perché hanno, diciamo, in qualche modo manifestano delle reazioni avverse nei confronti dei farmaci. E molto spesso queste paure sono alimentate dalla diffusione di informazioni poco chiare o addirittura inesatte. E proprio per questo motivo abbiamo voluto avviare questo webinar proprio per fare chiarezza sull'argomento e questa sera lo faremo invitando dei relatori esperti nel campo e abbiamo con noi il dottor Matteo Martini che vedo collegato. Buonasera, dottor Grazie. Martini. Grazie per essere qui con noi. Il dottor Martini è un medico allergologo, specialista in immunologia clinica. È già stato un nostro relatore per un webinar sulle allergie alimentari insieme alla dottoressa Rachele Cesaroni, che vedo anche Rachele collegata con noi. Rachele è vicepresidente dell'associazione Cibo Amico, questa Buonasera a associazione tutti. che... Ciao Rachele, grazie per essere qui con noi. L'associazione Cibo Amico è un'associazione che vive a stretto contatto con soggetti allergici e quindi Rachele questa sera ci porterà la testimonianza delle persone con cui diciamo, quotidianamente condivide questi momenti. E sono felice di avere per la prima volta a BioPills la dottoressa Sara Nocentini, psicologa. Buonasera Sara. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi. La dottoressa Nocentini è una psicologa e questa sera ci aiuterà a capire come si sviluppano queste paure nei soggetti allergici e ci darà anche qualche prezioso consiglio su come superare queste paure. Bene, io direi di lasciare subito la parola ai nostri relatori e inviterei proprio Rachele Cesaroni a portarci qualche testimonianza e a raccontarci di come l'associazione Cibo Amico passa quotidianamente del tempo insieme a dei soggetti allergici e li aiuta a superare queste difficoltà. Quindi, Rachele, io lascerei a te la parola. Sì, grazie Daniela. Ora provo ad avviare la presentazione dello schermo. Intanto che la dottoressa Cesaroni carica la presentazione, io ricordo a tutti di disattivare il microfono e la webcam, stiamo registrando. E vi ricordo che a tutti i partecipanti verrà inviato l'attestato di partecipazione. L'attestato vi arriverà nel giro di qualche giorno. Ecco, Rachele, vedo la tua presentazione, quindi ti lascio la parola. Ok, perfetto, posso partire. Ah, innanzitutto volevo ringraziare BioPills e anche Daniela per averci nuovamente invitato a parlare. Cibo Amico è un'associazione no profit che è stata costituita nel 2009 da un gruppo di famiglie con figli con allergia alimentare ed ha come riferimento l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'associazione è nata con lo scopo di divulgare una corretta informazione riguardo le allergie alimentari e l'anafilassi e supportare anche le famiglie che si trovano ad affrontare la diagnosi, le varie terapie e la dieta sanitaria. Da tempo Cibo Amico si occupa della corretta informazione e gestione dell'anafilassi nelle scuole.
Inoltre, ci occupiamo anche di gestire la pagina Facebook che si chiama Cibo Amico Allergia Alimentare Anafilassi. Ci occupiamo anche della gestione di vari gruppi, primo fra tutti Allergia Alimentare Basta un Click. In più abbiamo anche nel corso del tempo organizzato incontri conoscitivi e informativi sia fra genitori ma anche fra persone con allergia alimentare. In più siamo anche impegnati nella divulgazione scientifica sia rivolta al grande pubblico sia rivolta anche agli specialisti. Durante il periodo del lockdown nazionale, non potendoci incontrare, abbiamo realizzato anche diverse dirette, sia nella pagina Facebook che nel gruppo Facebook, e dove abbiamo coinvolto anche il dottor Matteo Martini e la dottoressa Sara Nocentini. In particolare, vorrei ricordare un evento di giugno dell'anno scorso, dove insieme al dottor Matteo Martini abbiamo preso parte per una diretta per BioPills, appunto, in cui abbiamo parlato di allergie alimentari dalla diagnosi alla convivenza. Quindi, come avrete capito, Cibo Amico in prima battuta si occupa di allergie alimentari, però ci capita di interessarci anche di allergie, ad esempio, ai farmaci oppure agli imenotteri, insomma, tutte quelle condizioni in cui diciamo di rischio anafilassi. E motivo per cui in quest'ultimo periodo ci siamo molto interessati alla questione del vaccino anti-Covid, perché abbiamo notato molta incertezza e molta paura sia fra i pazienti ma anche fra i familiari. Quindi grazie a BioPills e grazie agli specialisti che sostengono Cibo Amico, oggi abbiamo l'occasione per approfondire questa tematica molto attuale e speriamo appunto di chiarire alcuni dubbi o quantomeno di indirizzare le persone all'iter più corretto da seguire. Allora, in questi giorni abbiamo posto alcune domande ai nostri followers per capire quale fosse il loro pensiero riguardo il vaccino anti-Covid. Qui ho riportato alcuni messaggi, alcuni commenti. Non vedo l'ora di farlo. O ancora, ho voglia di vaccinarmi, ma ho anche tanta paura verso la mia allergia alimentare. O ancora, sono in attesa ci siano più dati e più statistiche sulle reazioni. Oppure, non appena avrò la possibilità lo farò. Per eventuali reazioni avverse non ho timori. Immagino gli ospedali siano attrezzati, non sono molto informata al momento. O ancora, non appena avrò la possibilità di recarmi in ospedale dalla mia allergologa, mi informerò. Il medico mi ha consigliato di non farlo, anche se ne avrei diritto. Sono allergica a Fans, penicillina e edulcoranti. Oppure, pochi dati e molte reazioni allergiche. Fa molta più paura il vaccino del Covid. Ecco, in queste parole io leggo molta voglia di vaccinarsi, ma al tempo stesso, come avrete notato, si legge anche tanto timore e necessità di informazioni. Che poi questo timore sia dovuto anche magari ad una percezione distorta della realtà o del reale rischio? Consideriamo anche che eventi particolari e le reazioni allergiche, appunto, sono uno di questi, sono molto più spesso riportati dai media e per questo nella nostra mente vengono poi in un secondo momento anche amplificati e quindi ritenuti anche più frequenti. Perciò oggi per voi abbiamo raccolto dei racconti di pazienti che lavorano nell'ambito socio-sanitario e che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. E non potete neanche immaginare quante di queste storie ci sono in giro nel web e non vengono assolutamente riportati dai media perché magari non sono ritenuti interessanti, cioè non fanno scalpore come magari potrebbe far scalpore la notizia di una reazione allergica.
Ecco, quindi ora leggerò per voi queste storie, leggiamole assieme. Allora, la mia allergia inizia nel 2010, quando per un forte mal di testa prendo un Fans dopo aver mangiato un cioccolatino. Prima diagnosi, allergia ai Fans. Qualche anno dopo, esasperata da continui attacchi di allergia ad alimenti sempre diversi, faccio una visita e scopro di essere allergica alla molecola LTP. Compositività alla pesca, alle noci, al riso, ai piselli e alle mandorle. Io sono un operatore socio-sanitario. Il 6 gennaio ho fatto la prima somministrazione di vaccino contro il Covid e non ho avuto nessuna reazione avversa, solo qualche dolorino al braccio la notte dopo. Il 27 ho il secondo richiamo e ti farò sapere. Abbiamo anche un'altra testimonianza. Ho sofferto di allergie dalla nascita. Sono nata nel mese di marzo in piena primavera e dopo qualche giorno dalla mia nascita sono stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Ogni anno fino a 5 anni nello stesso periodo finivo in ospedale, quando poi il mio pediatra ipotizzò un'allergia a pollini e graminace. Non ricordo esattamente quanti anni avessi quando feci i test. Ad ogni modo fu confermata questa allergia. Verso gli 11 anni ho cominciato la terapia desensibilizzante, che è durata fino all'età di 19 anni, quando poi è stata sospesa perché nella mia ASL non era più disponibile questo servizio. Dai 22 anni in poi ho sviluppato sempre più allergie a farmaci, che avevo già assunto, tra cui molti Fans, un antistaminico e poi spezie, tra cui l'aglio, peperoni, fino ad arrivare al lattice. Sono sempre stata vaccinata senza avere nessun tipo di reazione. Dopo la gravidanza ho deciso di vaccinarmi per quelle malattie esantematiche da cui non ero stata vaccinata, poiché ai miei tempi non era obbligatorio e che ovviamente non avevo fatto. A marzo del 2020 sono stata operata per ben due volte per un tumore maligno metastatico, sottoposta a radioterapia allo iodio radioattivo e successivamente sono stata trattata con immunosoppressori che ho sospeso a inizio dicembre. L'8 gennaio 2021 ho effettuato la prima dose del vaccino per il SARS-CoV-2 senza nessuna reazione avversa, nemmeno alcune in sede di iniezione, e il 29 farò la seconda dose. Allora, entrambe queste ragazze le ho risentite e hanno fatto la seconda dose e non hanno avuto neanche in questa seconda somministrazione alcuna reazione allergica. Perciò, questi sono, ecco, dei messaggi che ci dicono che anche gli allergici possono fare il vaccino. Ovviamente occorre, maggior cautela, occorre se sentire il parere del proprio specialista, e occorre anche poter ricevere corrette informazioni. Questo anche sicuramente. In effetti, concludo il mio intervento dicendo che il vaccino anti-Covid è vietato in maniera assoluta solamente a chi ha avuto una reazione alla prima dose oppure ai soggetti con una storia di reazione allergica grave a una qualunque componente del vaccino. Qui vi ho lasciato i nostri contatti, trovate in primis la mia mail. Rachele.cibamico@gmail.com. Sotto trovate il sito dell'associazione dove potete trovare informazioni riguardo l'allergia alimentare, l'anafilassi, l'utilizzo degli iniettori d'adrenalina che sono attualmente in commercio in Italia. E poi la pagina di Facebook che vi ho nominato prima, Cibamico Allergia Alimentare Basta Alimentare Anafilassi, pagina gestita dal presidente dell'associazione, la dottoressa Valeria Invernizzi, dove potete trovare notizie, curiosità, pubblicazioni. E in ultimo il gruppo Facebook Allergia Alimentare Basta un Click, che accoglie sia persone che hanno allergie alimentari, i loro familiari, ma anche gli specialisti che magari hanno il piacere di avvicinarsi alla nostra realtà. Quindi ora è arrivato il momento di passare la parola al dottor Matteo Martini e di fare tesoro soprattutto di quanto ci dirà in merito all'allergia ai farmaci e al vaccino anti-Covid. Grazie per l'ascolto.
Grazie mille Rachele, grazie per queste preziosissime testimonianze che ci hai dato di due soggetti che insomma sono casi abbastanza emblematici, ma sono anche due bei allergiconi, nel senso che sono casi comunque di allergia superiore alla media, diciamo così, quindi ci fanno ancora più piacere. Ringrazio Cibo Amico per... Ringrazio anche queste persone che ci hanno donato la loro testimonianza. Grazie di nuovo. Grazie, veramente. Allora, mentre condivido lo schermo, ringrazio anche BioPills per questo invito. E di nuovo, riuscite a vedere lo schermo? Mi confermo? No, forse Io non lo vedo, no. no. Condividi. Ok, adesso dovremmo esserci. E ringrazio di nuovo Cibo Amico per il suo ottimo lavoro, sempre nel raccogliere le testimonianze dei pazienti e tenere il contatto tra scienza e pazienza. Io vedo, scusa Matteo, non so gli altri, però vedo lo schermo lampeggiante. Sì, Matteo, vediamo lo schermo che lampeggia. Ah, allora, aspettate che provo a chiudere un pochino di roba. Io intanto ne approfitto per ringraziare Rachele che ancora una volta ci ha portato la testimonianza dell'associazione Cibo Amico, che ormai conosco da diversi mesi e devo dire che è sempre un prezioso contributo in termini di divulgazione, ma anche di vicinanza con i pazienti, perché sappiamo che i soggetti allergici purtroppo incontrano delle difficoltà quotidiane che non sempre sono facili da superare. Quindi grazie ancora Rachele. Grazie a voi nuovamente per averci dato l'opportunità di parlare a questa grande platea. Bene, vedo la presentazione di Matteo, quindi Matteo ti lasciamo la parola. Ok, allora iniziamo. Bene, dichiaro di non avere alcun conflitto di interessi con l'argomento che trattiamo oggi, che sarà appunto l'allergia ai farmaci. Pensavo di strutturare la presentazione con un primo momento in cui parliamo insieme di cosa sia l'allergia ai farmaci e successivamente andiamo più nello specifico con il vaccino anti-Covid e come comportarsi, dando istruzioni sia ai pazienti allergici che anche ai non allergici. L'obiettivo di questa relazione è cercare di fornire a tutti gli strumenti per un'opportuna conoscenza dell'allergia ai farmaci, ma anche gli strumenti per capire quando l'informazione che viene dai media è corretta e completa e quando no. Io penso che con questi due elementi molte delle paure che Rachele ci ha elencato prima possano in qualche modo dissiparsi. E in questa prima slide io vi faccio semplicemente intuire la numerosità e la complessità dei farmaci che oggi sono attualmente in commercio e che sono a nostra disposizione, di cui facciamo largo uso quotidianamente. Questa è una classificazione per organo ed apparato in cui vi ho evidenziato semplicemente i farmaci più frequenti, di uso più frequente, quindi gli antibiotici, gli antinfiammatori, i FANS di cui Rachele prima parlava, appunto, ecco, antinfiammatori, e tra questi anche i vaccini, a dimostrazione del fatto che il vaccino è nella lista come tutti gli altri farmaci, va considerato a tutti gli effetti come un farmaco e come tutti i farmaci, che indipendentemente dal tipo, dalla molecola, anche dalla via di somministrazione. Quindi per farmaco intendiamo qualunque cosa anche ci spalmiamo addosso, creme, cerotti con principi attivi, aerosol, qualunque cosa, qualunque farmaco, inclusi i vaccini, ha effetti avversi. Non esistono farmaci privi di effetti avversi. E questo da un certo punto di vista è un bene, perché l'effetto avverso ci dice che il farmaco funziona anche. Quindi un farmaco privo di effetti avversi è un farmaco su cui magari bisogna avere qualche sospetto anche sull'efficacia. Ma quali sono questi effetti avversi dei farmaci? È vero che sono sempre allergici questi effetti? No, un piccolo spoiler. Vediamo quali sono. Facendo un esempio concreto, prendiamo un farmaco a caso, di uso comune, che può essere un ansiolitico, per esempio, che prendiamo quando in caso di stato d'ansia.
Ci sono effetti di questo farmaco che possono essere correlati veramente al farmaco dovuti a un sovradosaggio. Quindi se io prendo l'ansiolitico per calmare uno stato di ansia, se ne prendo troppo rischio di addormentarmi, quindi fa effetto sonnifero. Ma questo è un effetto avverso prevedibile dovuto a un sovradosaggio del farmaco. Ci sono poi effetti avversi imprevedibili, non dovuti al sovradosaggio. Prendiamo sempre l'ansiolitico. Se io prendo l'ansiolitico e ho una dermatite, ho una nausea, è un effetto avverso non dovuto al meccanismo d'azione del farmaco e che spesso non è neanche dipendente dal dosaggio. Quindi posso prenderlo al dosaggio adeguato, ma avere comunque questo effetto avverso. E qui, separato, nella casella molto lontana da tutti gli altri, vediamo le reazioni non correlate al farmaco. Perché vi metto questo? Perché purtroppo, come anche Rachele ha ricordato prima, noi siamo soggetti a dei bias cognitivi che sono innati nel nostro essere umani e quindi abbiamo la tendenza a creare queste correlazioni illusorie. Ossia, due eventi che si verificano in successione, noi tendiamo spesso a considerarli eventi connessi con un rapporto causa-effetto, mentre invece spesso questa correlazione è esclusivamente temporale, è una correlazione illusoria. E questo è molto importante perché molte informazioni sbagliate o maldestre dei media fanno leva proprio su questa nostra tendenza a voler associare le cose, a voler cercare una causa. Prendo l'ansiolitico oggi, domani mi cade una tegola in testa. E mi rompo la testa e vado in pronto soccorso. La diagnosi d'uscita sarà trauma cranico, ematoma subdurale o qualunque altra cosa strana. Ma non c'è connessione, questo è abbastanza intuitivo. Però se il giorno dopo aver assunto un ansiolitico io ho una dermatite, faccio più fatica a concedere il beneficio del dubbio. Tenderò a cercare una relazione causa-effetto, quando invece potrebbe semplicemente non esserci. Ma dimostrare che ci sia o non ci sia non è così scontato, è a questo che servono gli studi clinici. Tornando agli effetti che sono invece correlati veramente ai farmaci, effetti avversi, tra quelli imprevedibili, che sono quelli che ci interessano di più, noi abbiamo reazioni immunologiche e reazioni non immunologiche. Quindi, tornando al caso di prima dell'ansiolitico, io posso avere una dermatite, delle bolle che vengono sulla cute. A causa del meccanismo immunologico, oppure posso avere ad esempio una nausea o disturbi gastrointestinali che di immunologico nulla hanno. E è proprio all'interno delle reazioni immunologiche che noi troviamo le reazioni allergiche, che è quello di cui ci occupiamo oggi. Perché è importante distinguere le reazioni allergiche rispetto a quelle non allergiche? Perché sono pericolose, possono essere pericolose anche quelle non allergiche, ma si manifestano molto rapidamente, molto più rapidamente di molte altre reazioni avverse. È importante per questo riconoscerle. Quindi, è sempre allergia la reazione avversa al farmaco? No, assolutamente. Anzi, nella maggior parte dei casi l'allergia non c'entra. È un evento abbastanza raro rispetto a tutti gli altri effetti avversi che trovate scritti nella scheda tecnica del farmaco, bugiardino che dir si voglia. E cos'è allora l'allergia? Cos'è questa reazione allergica al farmaco? Questa è una slide che molti di voi ricorderanno quando parlammo di allergia alimentare, perché essenzialmente il meccanismo è lo stesso, cambia solo l'agente che provoca l'allergia. Cos'è? È una risposta immunitaria IgE mediata esagerata. Io vi ho evidenziato in giallo delle parole chiave importanti che vi invito a ricordare, anzi scrivetele anche se avete carta e penna o sullo smartphone, perché ci aiutano poi più avanti nella presentazione a capire, a distinguere diversi tipi di reazione. Ho sottolineato IgE mediata perché un'allergia può essere definita tale se viene dimostrato questo meccanismo può essere dimostrato solamente attraverso dei test allergologici. Quindi, se io vedo la reazione, non posso dire che è allergia senza prima aver fatto il test, senza prima averlo dimostrato. Secondo punto, l'allergia è scatenata da un allergene specifico, quindi non esiste l'allergia ai farmaci, esiste l'allergia a un farmaco. Se io sono allergico al FANS, come diceva prima Rachele, non c'è motivo di credere che io debba necessariamente essere allergico anche ad un antibiotico. Se capita, può capitare, sono allergie concomitanti, è un caso sfortunato, ma le due molecole non c'entrano tra loro, non sono correlate. E terzo punto, qual è la via d'ingresso? Tutte.
Come ricordato prima, se io sono allergico a un farmaco, in qualunque via io assuma questo farmaco, quindi per bocca, per via iniettiva, intramuscolo, intravena, inalatoria, cutanea, comunque mi darà problemi. E il tempo di reazione classicamente in allergia è rapido, parliamo di minuti. Quindi una reazione che si manifesta il giorno dopo 2 giorni, difficilmente penserò a un'allergia. Anche nell'arco di ore rientriamo ancora, possiamo rientrare nelle reazioni ancora allergiche, ma di certo dopo 2 giorni non è altamente improbabile. Quanto allergene serve? Quanto farmaco serve per elicitare la risposta allergica? Poco. La soglia di tollerabilità è spesso individuale, ma tendenzialmente nelle allergie bastano delle tracce. Quindi basta veramente poco farmaco per scatenare una risposta allergica, che può essere di entità variabile. E quindi veniamo all'ultimo punto, la gravità della reazione. È importante precisare in questa sede che non tutte le allergie sono gravi. Esistono allergie lievi che non impattano sulla vita sociale o sul rischio di vita, reazioni medie e reazioni gravi fino al decorso fatale. E ricordatevi, mi raccomando, queste 3 parole. Vediamo cos'è una reazione allergica a farmaco. Quindi io sono allergico a un farmaco, assumo quel farmaco, cosa succede? Può succedere, possono essere coinvolti un solo o più di questi organi e apparati che qui vedete. Quindi l'apparato neurologico, posso avere una confusione mentale, posso avere problemi a livello orale, quindi gonfiore delle labbra, della lingua, della bocca. L'apparato respiratorio e l'apparato circolatorio sono gli organi a cui sempre prestare maggiore attenzione, perché sono quelli che determinano la maggior gravità della reazione. Quindi apparato respiratorio, pensiamo al broncospasmo, alla difficoltà respiratoria, alla chiusura. E l'apparato circolatorio con l'aumento del battito cardiaco e soprattutto il crollo della pressione arteriosa. E poi andiamo all'apparato gastrointestinale, nausea, vomito, diarrea o crampi, e la cute, che forse è l'apparato più noto, bersaglio di allergie, forse anche il più frequente, con la classica orticaria, quindi ponfi in giro per il corpo, pruriginosi. Nel caso dell'allergia a farmaci può essere più sfumata la cosa, possiamo avere un cosiddetto rash, cioè delle macchie cutanee non rilevate, e a volte non pruriginose. Cos'è l'anafilassi invece? Vi invito a ricordarvi questa definizione perché è scritta in giallo, vediamo dopo perché. Esistono molte definizioni di anafilassi. Per semplificare stasera, per anafilassi possiamo dire che si intende un serio coinvolgimento di più apparati, quindi più di uno di questi apparati che vedete elencati, oppure il singolo coinvolgimento del respiratorio o del circolatorio. Quindi bastano questi due apparati, uno e due apparati, con un coinvolgimento serio e importante, per definire l'anafilassi. Tutti gli altri casi non sono anafilassi. Quindi, esempio, assumo un farmaco, sono allergico a quel farmaco, lo assumo, ho un rash cutaneo, un problema cutaneo che rimane sulla cute, per quanto questo problema possa essere generalizzato, fastidioso, eccetera. Nel momento in cui rimane esclusivamente confinato al distretto cutaneo, non possiamo ancora parlare di anafilassi. L'anafilassi è una condizione sempre seria, ma non necessariamente grave. La differenza è questa: è seria perché può essere sempre il campanello d'allarme per un'evoluzione verso qualcosa di più grave. Quindi va sempre riconosciuta e va sempre trattata l'anafilassi. Ma l'anafilassi può essere anche lieve. Iniziare in maniera così anche insidiosa, se vogliamo. Esempio, apparato gastrointestinale. Io ho diarrea, crampi, possono essere fastidiosi, ma di certo non è qualcosa di grave, non ancora. Stessa cosa, un'orticaria generalizzata. Può essere lieve, coinvolgere solo le mani e rimanere lì. In caso di evoluzione, quindi a anafilassi grave, c'è il rischio sempre maggiore di avere il ben noto shock anafilattico. Qui, per semplificare al massimo, lo definiamo come la condizione in cui il cuore smette di funzionare a causa di tutto questo che vi ho raccontato finora, a causa dell'anafilassi. Ma di nuovo precisiamo, non tutti.
non sempre allergia. Quindi questi singoli sintomi, segni che vi ho descritto, di per sé non fanno diagnosi di allergia, perché possono essere causati da qualunque altra condizione. E non sempre manifestarsi di questi sintomi a seguito della somministrazione di un farmaco è un effetto avverso, perché ricordiamo appunto che non ci può essere correlazione tra l'assunzione e il manifestarsi della reazione. Quindi prestare attenzione, perché non tutto ciò che cade è allergia. Forti di questi strumenti che abbiamo visto finora per riconoscere l'allergia, adesso vorrei con voi analizzare come è stata divulgata l'informazione dei primi eventi avversi riportati come allergie nel Regno Unito, delle prime somministrazioni del vaccino anti-Covid. Come è stata riportata la notizia? Scrivo qui maldestramente, vediamo cosa è stato divulgato dallo strillone di turno, ossia dai media che magari hanno dato informazioni un po' troppo frettolose, e vediamo sulla base degli strumenti che vi ho dato ora, come voi adesso siete in grado di notare le magagne in queste informazioni. Prima cosa, ci è stato detto dopo la vaccinazione che si sono verificate delle reazioni allergiche, anafilattiche, anafilattoide. Io personalmente ho trovato scritto di tutto, ma ora sappiamo bene, grazie a quelle paroline chiave che vi siete appuntati prima, che per definire qualcosa di allergico cosa serve? Serve il meccanismo IgE immediato, quindi servono dei test allergologici per vedere se effettivamente è stata allergia. Altra cosa, adesso sappiamo la differenza tra anafilassi e allergia. Anafilassi è solamente quando la reazione è di un determinato tipo, come abbiamo visto prima. Quindi non sono due sinonimi, o l'una o l'altra. Anafilattoidi, questo implica il fatto che non ci sia capito un tubo, ossia per anafilattoide si intende una reazione che somiglia all'anafilassi, ma che non si sa bene se è stato o non è stato. Quindi paradossalmente forse era il termine più adatto da usare in questo caso. Quindi i test allergologici ovviamente non erano stati effettuati per un semplice motivo, che servono dei tempi tecnici tra la reazione e il momento in cui si effettuano i test, quindi era impossibile che qualcuno avesse effettuato i test a questi soggetti. Secondo punto, perché si esclude a priori che non possa essere stato un effetto non allergico o non immunologico, cioè un effetto avverso non allergico, perché no? I sintomi possono essere molto simili. Seconda informazione che ci è stata urlata nei primi giorni: i soggetti erano già dotati di adrenalina autoiniettabile, quindi secondo questo principio, secondo questo tipo di informazione un po' frettolosa, i soggetti dovevano essere necessariamente degli allergici. Non è vero, perché può sembrare strano, e forse non tutti sanno che l'adrenalina autoiniettabile è qualcosa che si prescrive e che i soggetti portano con sé non solamente in caso di allergia. Esistono altre condizioni, mastocitosi, anafilassi idiopatiche, in cui i soggetti necessitano di portare con sé l'adrenalina autoiniettabile, ma che non hanno niente a che vedere con l'allergia. Inoltre non è stato precisato che tipo di eventuali allergie avessero. Il sentore comune è quello che avessero allergia a farmaci, ma in realtà gli addetti ai lavori sanno che l'allergico ai farmaci difficilmente ha una prescrizione di adrenalina autoiniettabile. Questo è vero per le allergie alimentari, per le allergie al veleno di insetti, in cui è difficile evitare un'esposizione accidentale all'allergene, ma in caso di allergia a farmaci è abbastanza raro che si abbia un autoiniettore con sé. Terza informazione che ci è stata urlata è che i soggetti erano allergici gravi. Ok, ma di nuovo allergici a cosa? E soprattutto per quale motivo un allergico grave non può avere anche un effetto avverso di natura non allergica al farmaco? Se così fosse, un soggetto allergico sarebbe paradossalmente più protetto verso altri effetti avversi. Quindi si può essere allergici ma comunque avere un effetto avverso di diverso tipo. Il caso dell'ansiolitico. Se io sono allergico all'ansiolitico posso comunque avere un effetto avverso, una nausea o una sedazione dovuta a meccanismo non allergico. E questo, qui vediamo quindi come l'informazione non sia stata corretta,
Io ho avuto modo di interagire con qualcuno, dopo qualche paziente mi ha detto ma è giusto che i media diano queste informazioni, perché così ognuno è libero di farsi un'idea personale sulla cosa. Sì, questo è giusto, ma solamente se l'informazione è corretta, uno, e se è completa, perché come abbiamo visto qui un non addetto ai lavori potrebbe non percepire che l'informazione non è corretta, né completa anche. E quindi l'opinione personale che viene a formarsi è necessariamente sbagliata. Passiamo adesso alla parte, addentriamoci in questo vaccino Covid e spieghiamo il motivo per cui non bisogna avere paura, sia per gli allergici che per non allergici, perché prima di essere allergici si è stati non allergici, quindi è un discorso che vale un po' per tutti questo. Per farlo io non userò mie parole, ma vi illustrerò semplicemente le raccomandazioni che hanno rilasciato le società scientifiche allergologiche italiane, l'AITO e SIAIC, a dicembre-gennaio, un documento che è stato preparato quindi recentissimamente e che dà indicazioni di questo tipo. Quindi prima di vederle insieme vediamo però il profilo di sicurezza del vaccino nella popolazione generale, perché parliamo sempre di popolazione generale e allergici, queste due categorie. Vediamo cosa succede nelle persone, tra virgolette, normali, che non hanno problemi. La procedura standard, come sappiamo, di inoculazione del vaccino in questi casi è 15 minuti di osservazione dopo la vaccinazione. Vediamo i dati. Allora, tra le domande di Rachele, mi ricordo che ce n'era una sui dati statistici, c'era qualcuno che chiedeva i dati statistici. Quindi vediamo questi dati, giustamente. Vediamo cosa è successo negli Stati Uniti. Ancora in Europa non abbiamo un report completo, proprio ieri forse è uscito un report parziale, ma i dati più completi ci arrivano dagli Stati Uniti, in cui vediamo come sono stati rilevate 11 anafilassi su 1 milione di vaccini somministrati. Quindi loro hanno somministrato il vaccino su una casistica di quasi 2 milioni, hanno calcolato la frequenza e quindi adesso sappiamo, dati alla mano, che la frequenza è questa, 11 anafilassi mediamente su ogni 1 milione di vaccinati somministrati. Bisogna ulteriormente precisare che nessuna di queste anafilassi è stata fatale, quindi non c'è stata nessuna morte. Moltissime di queste anafilassi, anafilassi lievi, sono state trattate in tutta tranquillità nell'ambiente vaccinale in cui è stato somministrato il vaccino e il paziente magari è stato ricoverato per a scopo precauzionale per tenerlo in osservazione, ma il giorno dopo se n'è andato a casa tranquillamente. Il 71% di questi casi si sono verificati entro i primi 15 minuti, quasi il 90% entro i 30 minuti. Parliamo di popolazione generale, quindi allergici o non allergici. Questi dati acquisiscono valore se li confrontiamo con qualcos'altro. Facciamo un confronto allora con altri farmaci, con il vaccino antinfluenzale. Questi sono dati del 2009, ma più o meno il vaccino influenzale come profilo è sempre quello. Vediamo che sono situazioni sovrapponibili, quindi parliamo di 10-11 casi ogni 1 milione di vaccini effettuati, molto simile. Prendiamo in considerazione un po' il profilo di tutti i vaccini. Se sommiamo tutti i vaccini o i principali, secondo i dati europei, possiamo avere un profilo di sicurezza che va da un caso di reazione su ogni 1 milione di vaccinati fino ad arrivare a 30 casi su 100.000. Qui il discorso cambia notevolmente, quindi sappiamo che ci sono vaccini ben più tosti, per così dire, rispetto al vaccino anti-Covid per quanto riguarda l'aspetto allergologico. E il vaccino Covid si pone più o meno nella media. E ho riportato a caso due categorie farmacologiche che sono quelle più frequenti, forse, gli antibiotici e i FANS che ci diceva prima anche Rachele. Vediamo che gli antibiotici, abbiamo dei casi di anafilassi, questi sono casi di anafilassi, 45 casi ogni 10.000 pazienti. Per gli antinfiammatori 13 ogni 10.000, quindi vediamo ogni 10.000, non ogni 1 milione. Quindi la differenza è notevole. Sono farmaci che noi assumiamo abitualmente senza porci grandi problemi, che anche gli allergici spesso assumono senza porsi dubbi, problemi o grande remore, ma sono farmaci che danno più problemi statisticamente rispetto al vaccino.
Poi, anche se esula un po' dalla nostra trattazione, secondo me vale la pena ricordare anche il profilo di insicurezza della malattia da Covid. Ossia, confrontiamo nel bilancio rischi-benefici del vaccino anche che cos'è, per quale motivo ce l'andiamo a fare questo vaccino. In Italia, secondo i dati, abbiamo 1.000 morti ogni milione di persone. Questi sono i dati, se vogliamo confrontarli, standardizzarli per milione. Parliamo di circa 600 morti al giorno, questa è la media, poco prima di Natale, il 2020. E quindi parliamo di 600 morti contro eventualmente 600 anafilassi se dovessimo vaccinare 60 milioni di persone, una tantum. Anafilassi, ricordiamo, non fatali, sono anafilassi per la maggior parte lievi che vengono trattate perché il vaccino si effettua in ambiente adeguato a rispondere a certe emergenze. Tra le domande di Rachele c'era anche quella di qualcuno che aveva paura a causa delle strutture adeguate. Negli Stati Uniti ci dimostra il caso degli Stati Uniti e non abbiamo motivi per pensare che in Europa succederà qualcosa di diverso e queste anafilassi sono state tutte gestite nell'ambiente in cui è stato somministrato il vaccino e grazie anche a questo l'anafilassi è rimasta lieve e non c'è stata evoluzione verso qualcosa di più severo. Quindi negli allergici, a questo punto che facciamo? I dati ci mostrano che, di nuovo dati alla mano, nella maggior parte dei casi, il profilo di sicurezza del vaccino negli allergici è sovrapponibile a quello della popolazione generale. Quindi l'allergico che va a vaccinarsi ha le stesse possibilità di avere una reazione avversa, allergica o non allergica, di una persona non allergica rispetto a una popolazione normale. Ci sono però quattro situazioni che vanno attenzionate nei pazienti allergici, e questo è il punto. In queste quattro situazioni è necessaria una valutazione personalizzata, è necessaria una consulenza allergologica per controllare che questo profilo di sicurezza sia ancora lo stesso della popolazione generale o se effettivamente, c'è un aumentato rischio. Quali sono questi casi? Poniamo quattro domande al paziente, di nuovo, le raccomandazioni delle società allergologiche. La prima domanda da porre per vedere se si rientra in questa casistica di quattro situazioni è questa. Hai mai avuto un'anafilassi grave? Questa anafilassi è di origine allergica? Se vi ricordate le paroline prima, sottolineate in giallo, capite per quale motivo io di nuovo ho sottolineato grave e allergica, perché non tutte, di nuovo, non tutte le anafilassi sono gravi. Esistono anche anafilassi lievi, meritano attenzione al pari di quelle gravi, ma sono lievi e lievi possono rimanere. E di origine allergica, perché vediamo che tanti sintomi che sembrano l'anafilassi, poi in realtà andando ad indagare meglio, magari non sono anafilassi, non sono di natura allergica. L'allergia non c'entra assolutamente niente. Se si risponde sì a questa domanda, si procede con una consulenza allergologica e vedremo dopo di cosa si tratta. Se invece la risposta è no, tranquilli con il vaccino, si può procedere. Quindi, tutti i casi di allergie multiple a farmaci, diversi dal vaccino che si andrà a fare, ovviamente. E questo ce lo dimostra, hanno anche raccontato gentilmente le due persone di cui parlava prima Rachele. Allergie a farmaci, avevano allergie multiple a farmaci, eppure nulla è successo e lo sappiamo in base ai dati, in base alle esperienze di vaccinazioni precedenti, in base all'allergologia generale che esisteva anche prima del vaccino anti-Covid. Allergie ad alimenti, pollini, lattice, veleno di api e vespe, di nuovo nessun problema. Allergie a vaccini diversi dall'anti-Covid, di nuovo il vaccino si può fare come viene fatto nella popolazione generale. Seconda e terza situazione. Soffri di asma bronchiale non controllato o soffri di mastocitosi? Cos'è l'asma bronchiale? È una malattia respiratoria cronica, che viene diagnosticata sulla base di esami strumentali. Quindi, se voi siete in dubbio, ho l'asma o non ho l'asma, significa che o è il caso di approfondire, oppure verosimilmente, siete stati già valutati e l'asma non l'avete. Non è qualcosa che si diagnostica in un ambulatorio di medicina generale, semplicemente l'auscultazione.
Serve uno spirometro, servono dei criteri e una diagnosi precisa. Quindi un disturbo respiratorio non è asma bronchiale di per sé. Non controllato, quindi anche un'asma bronchiale grave può essere vaccinata senza particolare rischio, purché sia controllata. È la situazione non controllata, ossia in cui io continuo ad avere l'asma nonostante le terapie che sto facendo, oppure a causa del fatto che la terapia non la faccio. La mastocitosi cos'è? Questa è una cosa un pochino più rara, fortunatamente, rientra nel capitolo dei tumori del sangue, possiamo dire, una cellula mastocita che può dare anafilassi perché in queste condizioni di mastocitosi è troppo sensibile, quindi viene scatenata, scatena anafilassi indipendentemente dal fatto che ci sia allergia o meno. In questi casi, quindi, di nuovo si va a consulenza allergologica perché sono casi che possono aumentare il rischio. In tutti gli altri casi non c'è un aumentato rischio, quindi un asma controllato può fare tranquillamente il vaccino, senza prima passare per la consulenza allergologica. Una terapia con farmaci biologici, quindi farmaci che vengono assunti in caso di asma grave o per altre condizioni, urticaria cronica o malattie autoimmuni, non c'è problema, il vaccino lo può fare, basta rispettare delle precauzioni temporali, un distanziamento di un paio di giorni che poi lo specialista saprà indicarvi. Rinite allergica, allergia a polline, a acne, muffe, di nuovo, non c'è un aumentato rischio, quindi vaccinazione standard. Ultima domanda, ultimo caso, è quello più complesso, è il caso in cui c'è stata una precedente reazione allo stesso vaccino che si andrà a fare, quindi in questo caso all'anti-Covid, oppure ad uno dei suoi componenti. Questa, come ricordava prima Rachele, è l'unica controindicazione assoluta da scheda tecnica per gli allergici. Però anche in questo caso, ok, se la risposta è no, perfetto, si procede, a patto che anche le prime tre domande fossero negative. Però se la risposta è sì, non c'è uno stop immediato. Le società raccomandano comunque una visita allergologica perché in alcuni casi anche in questi soggetti è possibile vaccinare, perché magari si scopre che in realtà quello che era una reazione avversa al vaccino che sembrava un'allergia, poi non si conferma essere allergia, si conferma essere una reazione avversa. Quindi in questo caso non c'è una controindicazione assoluta a vaccinare. E quindi, ricapitolando, se la risposta è negativa a tutte le domande che abbiamo visto prima, il rischio di nuovo è lo stesso della popolazione generale. Quindi la consulenza allergologica neanche serve. Sappiamo già che il vaccino può essere fatto con i classici 5, 15, scusate, minuti di osservazione. Fine. Per tutti gli altri cosa succede? La consulenza allergologica, appunto. Quindi ricordiamo chi sono. Sono quelli con asma bronchiale non controllato. Sono i soggetti affetti da mastocitosi. Sono i soggetti che hanno avuto un'allergia precedente al vaccino che si andrà a fare o a uno dei suoi componenti. Sono i soggetti che hanno avuto precedentemente un'anafilassi grave documentata. Cosa succede in questi pazienti? A che serve la consulenza allergologica? Serve per valutare se effettivamente c'è un maggior rischio oppure no. Perché anche in questo caso non è detto che ci sia maggior rischio, va valutato con la visita allergologica. Ma sono queste le casistiche che meritano attenzione. E cosa succede durante la visita allergologica a questo punto? Quando serve? Serve quando è indicata secondo le slide che abbiamo visto prima. Quindi se c'è una risposta, almeno un sì ad una delle quattro domande che vi ho elencato prima. Ma serve anche a prescindere dalla situazione vaccino anti-Covid in generale. Serve ogni qualvolta ci siano sospetti, ci siano sintomi compatibili con una storia di allergia, con un'allergia. E in questo caso, qui ho scritto, bisogna valutare subito con il medico curante se fare la visita allergologica. Per subito non intendo il giorno dopo. Intendo però muoversi per chiarire in tempi ragionevoli questo dubbio, perché aspettare 20 anni, come spesso succede, perché capita, io il farmaco, ok, ho avuto problemi con quel farmaco, non lo prendo più, alla fine pazienza, qual è il problema? Non c'è bisogno che vado a indagare. No, perché quando sarò vecchio c'è la possibilità che, come sappiamo, gli anziani necessitano di più farmaci, c'è la possibilità che quel farmaco in realtà torni a servirmi. E i test allergologici purtroppo diventano meno accurati a mano che passa più tempo,
dalla reazione al momento in cui faccio i test. Quindi è importante chiarirla in tempi rapidi, questa se c'è allergia o meno. Purtroppo però non esistono test preventivi, come per l'allergia alimentare, è purtroppo la stessa cosa. Quindi io non posso fare oggi un test per sapere se in futuro diventerò allergico o meno. E il test purtroppo serve solamente a confermare se in caso di reazione quella reazione è stata di natura allergica o meno. Abbiamo visto prima perché è importante farlo questo. E cosa succede durante la visita allergologica? In primis una lunghissima chiacchierata con l'allergologo per ricostruire la storia, cosa è successo, quando è successo, quali possono essere le cause, quali i possibili fattori confondenti, eccetera, per chiarire la situazione. A complemento abbiamo una serie di test che possono essere effettuati o meno, o tutti, o alcuni, o per niente, a seconda dei casi, che sono test cutanei, test su sangue, ricerca di IgE specifiche, oppure test di tolleranza a provocazione orale, in cui si somministra o il farmaco, molto più frequentemente un farmaco alternativo per testarne la tolleranza. Purtroppo però non per tutti i farmaci sono disponibili questi test, devono essere ancora validati, quindi di volta in volta sarà l'allergologo a dirvi quali vanno effettuati, ma non rimaniate sorpresi se tornate a casa dopo la visita allergologica non avendo fatto uno di questi test, perché potrebbe essere normale per alcuni tipi di farmaci. Torniamo quindi al nostro caso Covid. Qual è l'esito, il possibile esito di una consulenza allergologica a seguito della risposta positiva ad almeno una delle quattro domande di cui prima? La domanda che ci si pone durante la consulenza è: c'è effettivamente un maggior rischio rispetto alla popolazione generale in questo soggetto? A seguito delle valutazioni che abbiamo visto nella slide precedente, la risposta può ancora essere no. Quindi noi possiamo arrivare a questo punto e valutare che questo soggetto, facciamo un esempio, un soggetto, ecco il caso di prima, oppure l'asmatico non controllato, io lo valuto, cambio terapia, faccio in modo che quell'asma diventi controllato e la vaccinazione rimane una vaccinazione standard. Cosa succede quando invece valuto che effettivamente ci sia un maggior rischio della popolazione generale? In questo caso quello che si fa è adottare delle misure per effettuare comunque il vaccino, perché il vaccino può comunque essere effettuato nella stragrande maggioranza dei casi, in modo da raggiungere lo stesso livello di sicurezza della popolazione generale. Ossia, io abbasso il rischio perché aumento le precauzioni. Quali sono queste misure che possono essere adottate? Varie. Un'osservazione prolungata, quindi da 15 minuti passo ad un'ora, ad esempio, oppure, ove richiesto, una vaccinazione in ambiente protetto, quindi in un ambiente ospedaliero che sia in grado di garantire delle manovre avanzate nell'eventualità dovesse succedere qualcosa, perché sappiamo che questo paziente purtroppo effettivamente ha maggior rischio. Concludendo, tre punti principali. Alla domanda del vaccino anti-Covid è pericoloso? La risposta è no. Perché il vaccino, abbiamo visto, è come ogni altro farmaco approvato, abbiamo visto anche i dati di comparazione, e come per ogni farmaco, tutti, indipendentemente dal fatto di essere allergici o no, possiamo avere effetti avversi. Il profilo di sicurezza è molto simile a quello di un qualunque altro farmaco della sua categoria. Alla domanda, sono allergico, non al vaccino e ai suoi componenti, allergico in generale a qualcos'altro, posso fare il vaccino? La risposta è sempre sì. Non è vero che tutti gli allergici sono a rischio, solamente una piccola percentuale lo sono, anzi solamente una piccola percentuale meritano un approfondimento per vedere se effettivamente questo rischio sia aumentato o meno. E in questo caso si procede alla vaccinazione adottando delle precauzioni in più, in una struttura in grado di garantire certi standard, ovviamente. Quindi una struttura ospedaliera con determinate caratteristiche. Ultima domanda, a seguito di consulenza allergologica è risultata maggior probabilità di reazione. Posso fare comunque il vaccino? Abbiamo già risposto sì. L'unica controindicazione assoluta al momento è una pregressa allergia al vaccino stesso o uno dei suoi componenti, componenti che sono elencati in maniera
molto puntuale e precisa nel foglietto illustrativo del farmaco, nella scheda tecnica, non c'è alcun mistero sulla composizione del farmaco, quindi è possibile questa cosa valutarla in anticipo. Ma cambiano appunto ecco, le modalità per garantire lo stesso livello di sicurezza assicurato alla popolazione generale. Con questa ultima slide concludo, spero di avervi dato gli strumenti per una maggior conoscenza delle allergie a farmaci, per riconoscere una corretta informazione e spero tanto quindi che molte delle paure descritte da Rachele, perlomeno quelle fondate su motivi razionali, di averle risolte. Con questo io concludo e vi ringrazio ricordandovi due siti. Uno è quello dell'Agenzia del Farmaco, dove sono presenti delle domande e risposte frequenti, molto chiare e molto accurate anche dal punto di vista allergologico, perché recepiscono le indicazioni delle società scientifiche che vi ho descritto finora, e il sito dell'Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali Ospedalieri, allergicamente.it, per dubbi generali di carattere allergologico. Lascio ora la parola alla dottoressa Sara Nocentini, che si occuperà di tutte le altre paure, quelle meno razionali, se vogliamo, e lascio la parola alla dottoressa Nocentini, che oltre a essere psicologa ha ampia esperienza proprio in questo specifico settore dell'allergia, delle allergie in generale, è per questo che è la persona sicuramente giusta stasera per continuare la conversazione. E vi ringrazio. Perfetto, grazie Matteo. E ringrazio gli organizzatori per avermi dato questa possibilità di partecipare e soprattutto di aver dato spazio anche a una lettura psicologica della paura per i vaccini. Quindi ringrazio Biofils e ringrazio soprattutto Cibo Amico. Dunque, adesso faccio partire la... Dunque... si vede? Dovrebbe partire, ecco. Si vede, giusto? Qualcuno mi dia un feedback, per favore? Sì, ok, grazie. Grazie mille. Non vediamo anche la tua presentazione. Ok, perfetto, grazie. Bene, allora, a me è stato chiesto di affrontare la tematica della paura dal punto di vista psicologico. Per affrontare però questa tematica nello specifico, vorrei, come dire, con voi stasera guardare cosa si nasconde dietro alla paura, anche da un punto di vista, se vogliamo, più storico, cioè da dove nasce questa paura di vaccinarsi. Me lo sono chiesta e quindi ho approfondito la tematica appunto psicologica che c'è dietro. Quindi la domanda da cui parto è: perché abbiamo paura dei vaccini? E questa sarà la domanda centrale che poi ritroveremo alla fine. Vedremo che la paura dei vaccini, del vaccino, nasce da molto lontano, praticamente da poco dopo che fu scoperto il vaccino, nel 1802, pochi anni dopo quindi che venne introdotta la vaccinazione contro il vaiolo, venivano pubblicate delle vignette, se vogliamo, satiriche, piuttosto, se vogliamo, inquietanti. Questa è proprio la vignetta che sono riuscita a ritrovare, dove si vedevano che appunto qui c'è una signora che viene vaccinata e si vedono che a tutte le persone che erano state vaccinate spuntavano teste di mucca dalle braccia, dalle gambe, dalla bocca e persino una donna, non so se la vedete qua sulla destra, che partorisce proprio una mucca. Nel 1853 in Inghilterra girava invece quest'altra cartolina, perché tra il 1840 e il 1853, dopo l'entrata in vigore dei Vaccination Acts, proprio in Inghilterra, quindi le vaccinazioni furono rese obbligatorie, e circolava questa cartolina nella quale la morte, questa qua sulla sinistra, vaccinava un bambino, un neonato, mentre la mamma era stata immobilizzata da un poliziotto. Eppure a quell'epoca, in quest'epoca, insomma, il vaiolo faceva ancora tantissime vittime.
Quindi mi sono chiesta quali sono le ragioni più profonde alla base del rifiuto della vaccinazione. Sicuramente la risposta è molto complessa. In alcuni casi si tratta di un rifiuto costruito sulla base di informazioni errate, no? Un po' ne ha parlato anche Matteo. Quindi qui la corretta informazione scientifica può dare una grossa mano. Però secondo me è un po' ingenuo pensare che il rifiuto dei vaccini sia solo imputabile, tra virgolette, all'ignoranza in quanto non conoscenza, perché comunque le persone che spesso decidono di non vaccinarsi sono persone con un livello socio-economico e di istruzione comunque medio-alto. Quindi il punto non è che le informazioni che mancano, ma la scelta di crederci oppure no. Quindi la seconda domanda che faccio è: come è potuto succedere che i vaccini siano diventati così controversi da indurre milioni di genitori nel mondo a proteggere i propri figli da malattie gravissime? Dunque, io qui ho voluto citare Daniel Kahneman, non so se lo conoscete, è uno psicologo israeliano che nel 2002 ha anche ottenuto il premio Nobel. Lui con il suo gruppo di psicologi ha scoperto che la nostra mente è soggetta a una serie di bias. No, l'ho messo dopo, di bias cognitivi. Che cosa sono questi bias? Come dire, ascoltate bene la definizione perché ne parlerò proprio nel corso della presentazione di questi bias. Questi bias sono delle distorsioni sistematiche del nostro modo di interpretare il mondo e quindi di prendere le decisioni. Va bene? Quindi si tratta di distorsioni delle quali non siamo pienamente consapevoli e che a volte portano a prendere delle decisioni, diciamo, irrazionali, anche quando siamo invece convinti di aver ponderato proprio bene la questione. Quindi cosa succede? Esistono tantissime, diciamo decine di bias cognitivi diversi che si sono sviluppati nella mente dei nostri antenati e sono anche serviti perché nel passato li ha proprio aiutati a sopravvivere, a collaborare e a competere soprattutto con i propri simili. Nella vita di tutti i giorni, ancora oggi, si rivelano molto utili, però in una società, diciamo, complessa come quella in cui viviamo oggi, ci possono indurre a commettere anche errori molto molto gravi. Per quasi tutto il Novecento, quando molte delle malattie gravi infettive erano ancora una minaccia, anche nei paesi più ricchi e avanzati, i vaccini venivano visti come dei veri e propri miracoli, no? Questo la storia ce lo dice. Cos'è successo? Nel 1955 fu annunciato poi il vaccino, no, della poliomielite e mi ricordo, cioè, ho trovato che in America, e questa è stata una cosa secondo me molto carina da citare, che in America proprio il 12 aprile del 1955 le campane suonarono in tutta l'America a festa, no? Proprio per significare le campane a festa suonavano solo in, diciamo, in occasioni molto particolari, e proprio in occasione dell'entrata in vigore del vaccino decisero di far suonare tutte le campane a festa. Quindi per decenni dal Novecento a nessuno venne in mente di rifiutare un vaccino, no? Ma mi chiedo, era così perché tutti avevano compreso gli studi sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini? Ovviamente no. Sicuramente era perché il ricordo delle malattie era ancora molto vivo, quindi era molto presente, e la percezione del rischio che vivevano non vaccinandosi era proprio presente. Quindi cos'è che si ha? Si hanno due bias, il bias della disponibilità e il bias della riprova sociale. Il bias della disponibilità ci fa temere soprattutto i rischi che sono tenuti ben presenti per via dei ricordi o semplicemente perché se ne parla molto. Quindi, essendo dopo il Novecento ancora molto vivo il ricordo delle malattie, le persone accorrevano alla vaccinazione.
E il bias della riprova sociale, cioè cosa succedeva, cioè, non solo per questo della disponibilità, ma siccome tutti facevano vaccinare i propri figli, questa sembrava la cosa giusta da fare. E quindi per il bias della riprova sociale cos'è che ci dice? Che nel dubbio tendiamo a comportarci come fanno le persone intorno a noi. Cosa succede però dopo? Con il passare degli anni, quindi il Novecento scorre, il ricordo delle epidemie del passato inizia a svanire. L'arrivo delle nuove generazioni non avevano conosciuto queste malattie direttamente. Quindi si inizia piano piano l'oblio del ricordo, ok? E un evento ha segnato profondamente il corso dei vaccini. Cioè il 28 febbraio del 98 Andrew Wakefield pubblicò su Lancet uno studio che poi è stato ovviamente ritirato dal Lancet, ma pubblicò questo studio nel quale lui presentava questo suo lavoro validava la sua ipotesi che diceva che con la vaccinazione trivalente si aveva l'insorgenza dell'autismo. Dunque, cosa successe? Questo annuncio, questo articolo ebbe un eco enorme sui media e milioni ovviamente di genitori si spaventarono a morte, ovviamente, no? Però perché? Perché si spaventarono a morte? Perché una serie di bias cognitivi fecero sì che ci spaventiamo con grande facilità, soprattutto se si tratta di un pericolo nuovo, non compreso e facile da visualizzare, e fin qui sembra tutto normale, no? Quindi giustamente iniziarono a chiedersi vaccinare o non vaccinare i propri figli. Nel dubbio, cos'è che fecero i genitori? Decisero di non farlo, proprio spinti da un ulteriore bias, quello di omissione, cioè ovvero in caso di incertezza questo bias ci spinge a non agire piuttosto che ad agire, un po' come a voler evitare il peggio, no? Siccome appunto era stata messa questa voce, diciamo che decisero di non correre i rischi. Cosa successe? Successe che dopo la pubblicazione di questo articolo si ebbe una riduzione drastica delle vaccinazioni e un aumento ovviamente dei casi di morbillo. Dopo successe che le autorità sanitarie cercarono di rassicurare i cittadini citando studi, però non furono ascoltati. E perché non furono ascoltati? Perché quando un allarme riguarda i bambini molto piccolini, nella nostra mente si attiva un meccanismo di difesa importante e quindi sotto forma di una fortissima indignazione morale ci spinge a comportamenti di protezione proprio per i bambini e quindi si smette di ragionare completamente, si dà solo ascolto a questo bisogno di proteggere il proprio bambino, che in situazioni normali è più che, come dire, più che giusta questo tipo di reazione, soltanto qui in, come dire, in ballo c'era delle malattie molto molto importanti. C'è un ulteriore bias però che entra in gioco, cioè ovvero che cos'è che succedeva e che succede? Cioè che spesso l'insorgenza dell'autismo avviene, cioè viene notata, diciamo, nello stesso periodo in cui viene fatta la vaccinazione trivalente, cioè l'età è quella, no, in cui si manifesta l'autismo e soprattutto in cui si fa il vaccino. E quindi questo portò a far pensare le persone, a far vedere un nesso di causalità tra entrambe le cose, tra queste due cose. Quindi se l'autismo si manifesta poco dopo aver fatto la vaccinazione, allora il vaccino deve essere stato la causa, no? Visto che, che un genitore, mettiamoci nei panni di un genitore che appunto si accorge di avere un bambino autistico, poco prima ha fatto il vaccino, bene, è stato colpa del vaccino, perché non si può accettare altro, la nostra mente non ci permette di accettare altro. E quindi la paura ovviamente continuava a dilagare. E quindi appunto col il fatto che comunque questi due eventi fossero indipendenti fa sembrare comunque questo legame giusto, cioè plausibile, e questo è il bias narrativo. Arrivarono però gli studi,
Ce li ho qui, ve li ho scritti, quindi se poi volete, ve li leggete. Arrivarono gli studi che invece dimostrarono che diciamo così, lo studio di Wakefield non era vero, però le persone continuavano ad ascoltare quello studio lì e continuavano a sostenere che il vaccino fosse la causa dell'autismo. Perché? Perché continuavano a credere questo? Perché anche qui la nostra mente va incontro a un altro bias, il più potente, quello di conferma, che è l'istinto di cercare e credere, di ricordare informazioni che confermano una nostra convinzione e rifiutano, quindi non credono che possano essere smentite. Ok? Qui vi ho, come detto prima, messo gli studi. Dunque, c'è un altro bias che entra in gioco. Si tratta di un bias diverso, no? Questo qui, cioè, ovvero, noi vediamo poi anche sui social che, come dire, diciamo, la teoria, no? Del vaccino e della comparsa dell'autismo viene confermata, quindi cosa succede? I genitori trovano conferme sui social, selezionano certi tipi di notizie perché hanno bisogno di trovare questa conferma, hanno bisogno di queste risposte e quindi cosa succede? Si ritrovano isolati in questa bolla, leggendo solo cose contrarie ai vaccini, cioè del perché è importante non vaccinare, non del perché è importante vaccinare, cioè come se quella parte, diciamo così, di notizie, di informazioni, non venissero prese in considerazione. E questo viene chiamato, in scienza, dalla scienza anche psicologica, effetto Dunning-Kruger, che è un bias cognitivo che ci porta a sovrastimare le nostre conoscenze. In ambito ovviamente scientifico, anche se queste in realtà sono scarse, quindi anche se i professionisti sanitari, quelli più eccellenti, quelli che appunto fanno ricerche e pubblicano su siti importanti, ad ogni modo non vengono ascoltati proprio perché andrebbero a contrastare la propria credenza, ok? Nel 2004, per tornare al caso di Wakefield, nel 2004 il giornalista investigativo Brian Deer, e qui ho voluto mettere la sua faccia, comunicò al Sunday Times una serie di articoli nei quali svelava che la faccenda di Wakefield era stata una truffa, e i dati del suo studio erano stati completamente inventati. Cioè, fu uno scandalo enorme, perché venne fuori che Wakefield era stato pagato da uno studio legale che voleva promuovere una causa contro le industrie del vaccino e in più venne fuori che lui stesso aveva contribuito a creare una propria società che ne avrebbe creato, che ne avrebbe appunto derivato un guadagno. Uno perché aveva lui inventato un vaccino monovalente che appunto diceva essere più sicuro e il sicuro, e poi perché comunque aveva commercializzato un test diagnostico e quindi poi ne derivò che fu radiato dall'ordine. Quindi lo scandalo fu comunque grande, però non abbastanza grande per diciamo una minoranza non piccola di genitori che comunque continuarono a non far vaccinare i figli. Perché? Per via della dissonanza cognitiva, l'ho accennata un po' prima, cioè quando una nostra convinzione viene messa in dubbio, spesso prendiamo questo fatto come un attacco verso di noi. La nostra mente si mette quindi alla ricerca di elementi, a volte anche assurdi, pur di difenderci, proprio perché non accetta di non aver ragione, proprio su un qualcosa che va a protezione dei nostri figli o a protezione della propria salute, cioè in ballo c'è comunque la protezione, non dimentichiamoci, non è un discorso proprio generale su tutto, è sulla protezione dei figli e la protezione di se stessi. Quindi, scusate, mi si è bloccato un attimo.
Quindi cosa succede? Che con questa appunto costruzione di elementi costruiamo una spiegazione verosimile che va a giustificare la nostra convinzione, anche se in realtà non è proprio sostenibile, anche se viene appunto smontata, no? Dalla scienza. Poi qui vabbè, ho citato anche quest'altro effetto, l'effetto backfire, che anche se viene come dire svelata e fatta nota che in realtà è una bufala, ci spinge in realtà a rafforzare queste convinzioni sbagliate quando le sentiamo minacciate. Qui ho trovato in uno studio che dopo, come vedete qua in basso, dopo la pubblicazione dello studio di Wakefield, sono nuovamente aumentati in modo esponenziale i casi per tosse, dovrebbe essere in questo caso qua. Quindi la domanda che mi viene dopo queste riflessioni è questa, no? Cioè, i genitori che non vaccinano sono cattivi genitori? Uno potrebbe pensarla questa domanda, quindi assolutamente no. Sono genitori che hanno bisogno di trovare sicuramente accoglienza a questi dubbi, accettazione e validazione della legittimità delle proprie paure, perché non ci dimentichiamo quella slide iniziale, c'è la paura è alla base di ogni, non solo paura, ma ostacolo all'assunzione di questo farmaco. Quindi solo se questi genitori non vengono invalidati e quindi aggrediti, possono essere disposti ad ascoltare e ad entrare quindi in una conversazione produttiva, con l'obiettivo comune, quindi l'obiettivo comune di tutti è proteggere i propri figli. Questo è quello che dicevo prima, no? Cioè, le persone che comunque scelgono di non vaccinare è per paura, ma comunque per protezione, no? Di se stessi e dei figli. Quindi abbiamo paura dei vaccini perché è con la paura, no? Che facciamo i conti. Quindi per entrare poi nello specifico dei soggetti allergici, quali sono le maggiori paure dei soggetti allergici? La paura della reazione, questi ovviamente l'ha elencati Matteo, quindi faccio un excursus veloce. Non avere il diretto controllo sul farmaco, perché non ci dimentichiamo che le persone allergiche hanno bisogno di controllo, perché proprio perdere il controllo fa sì per loro che possa in qualche modo verificarsi una reazione avversa. Ha paura che i professionisti non siano preparati. Quindi questa voce me l'hanno suggerita i miei pazienti allergici, in realtà, no? Perché anche io, come Rachele, ho fatto un po' di domande ai miei pazienti allergici. Paura del nuovo, cioè di non conoscere abbastanza, perché questo vaccino, ad ogni modo, è una novità rispetto agli altri farmaci. E la paura della morte, che è una paura che gli allergici si portano sempre dietro. Però c'è un'altra paura, un'altra fobia di cui vorrei parlare, che è spesso correlata alle vaccinazioni, che spesso si nasconde proprio dietro alle vaccinazioni, proprio perché le persone hanno quasi paura di ammettere di averla. E si chiama belonefobia, cioè la paura nei confronti di aghi, siringhe, in generale oggetti appuntiti, a volte vetri, a volte coltelli, e ovviamente in tutte le pratiche che utilizzano questi oggetti appuntiti. A livello mondiale ne soffre circa il 10%, quindi è veramente un dato molto molto elevato. E perché l'ho voluto mettere? Proprio perché spesso dietro la paura del vaccino si nasconde una paura dell'atto in sé della vaccinazione, quindi dell'ago e della puntura. Come si manifesta? Si manifesta con disagio, angoscia, stati di ansia, attacchi di panico. Può provocare tutte le reazioni che provocano, come dire, le paure, quindi brividi, sudorazione fredda, palpitazione, formicolii, nausea, vomito, respirazione affannosa, tremori, pianto, tutte, ne ha tutte. Cosa fare nello specifico? Sì, io consiglio sempre di farsi aiutare in caso di paure profonde da un professionista. Perché il rischio che ci ho pensato tanto, però anche dare dei consigli che darò potrebbe essere quasi riduttivo, no? Come se
dare questi piccoli consigli tipo elenco della spesa potesse risolvere un problema in realtà molto profondo. Quindi se c'è questa problematica, sicuramente la cosa migliore è farsi aiutare da un professionista, in questo caso appunto uno psicoterapeuta, che col quale poter appunto cercare di razionalizzare la propria fobia e quindi affrontare tutte quelle convinzioni negative che sono associate alla paura degli aghi. Le tecniche di autocontrollo emotivo, queste si possono mettere in atto, per esempio una di queste tecniche è ripetersi mentalmente che il vaccino dura poco, che il vaccino è comunque una minuscola puntura, che non si sente dolore, comunque dopo ve lo faccio vedere, e desensibilizzare alla paura. Come ci si desensibilizza alla paura? Esponendoci pian piano all'oggetto in questione fobico. Quindi ho paura della puntura, bene, allora inizierò guardando a volte sui device una piccola immagine di una puntura e poi la tolgo, poi sempre di più fino ad arrivare a poterla vedere dal vivo e fino ad arrivare anche a veder fare un'iniezione. Okay? Questo è proprio desensibilizzazione alla paura. Dei consigli molto pratici per il giorno del vaccino. Innanzitutto condividere la paura con i medici e gli infermieri lì presenti, fare presente che si ha questa paura, prendere tutto il tempo di cui si ha bisogno, cercare di non guardare, perché ovviamente se si guarda l'oggetto fobico aumenta ancora maggiormente di più la paura. Concentrarsi sulla respirazione, cioè avere un respiro molto lento aiuta a non, come dire, far aumentare l'ansia. Cercare pensieri confortanti, quindi pensare a cose belle, può sembrare riduttivo, ma vi assicuro che non lo è, perché se il nostro corpo si rilassa, la percezione del dolore è minore. Non lo dice Sara, lo dicono degli studi che sono stati fatti. Quindi se si è spaventati il corpo si irrigidisce e quindi il processo diventa veramente molto doloroso. Sicuramente farsi accompagnare da qualcuno di cui ci fidiamo, anche se dovrà aspettarci fuori, ma sapere che comunque c'è qualcuno lì per noi aiuta a contenere quest'ansia e questa paura. Ricordarsi appunto quello che dicevo prima, no? Che il dolore della puntura dura veramente una frazione di secondo e ripetersi che l'ago del vaccino è molto molto piccolo, molto sottile rispetto agli aghi normali, anche questo aiuta. Tenere presente che tutto avverrà in pochi minuti e la distrazione. La distrazione è una tecnica molto, molto utile, quindi benissimo leggere, benissimo guardare il cellulare oppure ascoltare della musica. Ecco, io con questo ho concluso perché penso di aver quasi sforato il mio tempo. Se avete domande, sono felice di poter provare a dare una risposta e ad ogni modo vi lascio comunque i miei contatti se vorrete, insomma, approfondire la questione. Bene, grazie. Io ringrazio tutti i nostri relatori per i loro interventi che sono stati estremamente interessanti, ci hanno chiarito diversi dubbi anche in modo molto chiaro. E sappiamo che la chiarezza molte volte non è facile da raggiungere quando si affrontano questi argomenti così complessi. Io avvierei subito la fase di discussione e vedo che ci sono già alcune domande. E Noemi ci chiede. Credo che sia una domanda rivolta al dottor Martini, in base a cosa valutare la sicurezza dei vari vaccini che sono stati approvati, visto che le percentuali di efficienza sono diverse. Sì, grazie della domanda. Allora, se interpreto bene la domanda, la risposta è questa. In un trial clinico abbiamo differenti endpoints a seconda di quello che noi vogliamo valutare. Quindi ci sono endpoints, outcome, nel senso cose che andiamo a vedere per l'efficacia e cose che andiamo a vedere per la sicurezza. Quindi sono due aspetti distinti che vengono indagati negli studi clinici con diversi endpoints che si vanno a misurare. Quindi nell'efficienza, nelle percentuali di efficienza che noi vediamo negli studi clinici, si valuta appunto questo, cioè quanto il vaccino funziona contro il virus. In realtà negli studi clinici si valuta più la capacità di produrre anticorpi, spesso è questo uno degli endpoints.
Questo però non ci dice nulla in termini di sicurezza, perché questo è efficace, cioè il fatto di non contrarre virus è l'efficacia del farmaco, del vaccino in questo caso. La sicurezza invece si valuta sulla base del numero di effetti avversi che si vanno a registrare durante il trial. E anche questi effetti avversi hanno una loro gerarchia. E è importante definire la gerarchia, perché i trials per ovvi motivi non vengono fatti sulla popolazione mondiale, devono essere fatti su un campione di pazienti rappresentativo della popolazione che io poi andrò a vaccinare. Quindi servono dei metodi statistici per capire se queste reazioni avverse che io vedo durante il trial sono reazioni dovute al caso oppure sono reazioni correlate veramente a quel farmaco. E faccio questo soprattutto grazie a metodi statistici, ma anche confrontando il farmaco con il placebo, ossia con qualcosa che io somministro al paziente, facendogli credere, non informandolo se sia il farmaco vero o quello finto, e vedendo la differenza. Per quanto riguarda quello che interessa a noi oggi, quindi i casi di anafilassi, paradossalmente si è visto che negli studi clinici c'è stata anafilassi, qualche reazione allergica c'è stata, ma la percentuale del placebo è identica rispetto a quella del farmaco. Com'è possibile questo? È possibile perché spesso magari vengono segnalate come reazioni allergiche, anafilassi, ciò che è allergico non è, come abbiamo visto prima, perché è difficile valutare effettivamente se una reazione è stata allergica o no. Servono dei test specifici e un motivo è questo. Quindi stessa percentuale di allergia tra placebo e vaccino. Un altro motivo è il fatto che quando le percentuali sono molto basse, non è possibile stabilire anche se mettiamo per ipotesi, vedo tre anafilassi, tre reazioni allergiche per il vaccino e sei nel placebo. Posso dire che il placebo è meno sicuro del farmaco? Non lo posso dire, perché sotto una certa soglia di effetti avversi non è possibile calcolare se queste reazioni sono avvenute per caso oppure se effettivamente c'è un nesso causa-effetto, perché serve una numerosità adeguata per farlo. Per rispondere, la sicurezza del vaccino si valuta sulla base del numero di effetti avversi che io vedo durante il trial, confrontandolo però con il placebo. È questo che dà la sicurezza del farmaco. E tanto più io aumento il campione, quindi tanto più ho numeri, tanto più ho pazienti, e ne abbiamo tantissimi perché i trial ovviamente sono tanti, e per più vaccini, quindi sommando tutta la popolazione di sicurezza abbiamo un numero molto alto, e allungando i tempi del trial. Non so se ho risposto, eventualmente Noemi può replicare. Sì, grazie mille, sì, ha risposto. Io soltanto una curiosità, il fatto che il vaccino, per esempio, appena approvato dell'AstraZeneca abbia una percentuale di efficienza più bassa rispetto a Pfizer e agli altri, ecco, è preoccupante, tra virgolette, oppure, ecco, è normale, ecco, non so valutare i due, ecco. Sì, certo, avremmo preferito un'efficienza del 99%, del 100%, comunque vicino a quella degli altri competitor. Il fatto che sia meno efficiente purtroppo è un lato negativo di questo vaccino, però bisogna considerare un aspetto di sanità pubblica, ossia in una campagna vaccinale io devo valutare anche la velocità con cui vaccino. Quindi se io ho a disposizione questo vaccino che magari funziona un po' meno, ma adesso i dati ci diranno se effettivamente funziona o meno o no, vedremo, se io garantisco una copertura vaccinale, magari più bassa in termini di efficacia, però più rapida, io fermo rallento la diffusione del virus, la comparsa di nuove mutazioni, eccetera. Quindi da un punto di vista di piano di sanità pubblica, comunque è bene averlo questo vaccino, anche se funziona un pochino meno rispetto agli altri, così pare. Oltre a ciò è importante avere alternative, vaccini di diverso tipo, fabbricati in maniera diversa, perché il paziente allergico a un vaccino, magari in alcuni casi, non è questo il caso purtroppo, però
non può più fare quel vaccino perché è allergico, e se ha un'alternativa a disposizione, io a quel paziente garantisco una copertura vaccinale. Magari può essere una copertura vaccinale più bassa perché il vaccino è meno efficiente, però comunque io in qualche modo lo tutelo e lo vaccino. Perfetto, grazie mille, grazie davvero. Grazie a lei. Proprio a quest'ultimo punto, Matteo, si ricollega alla domanda di Alessandra, che ci chiede se un soggetto allergico mediante visita allergologica può verificare una sensibilità alla componente lipidica che protegge l'integrità dell'RNA messaggero contenuto nei vaccini Pfizer e nei due vaccini, diciamo, approvati finora. Il punto è proprio questo. Sembra che la componente del vaccino RNA, sia delle due aziende che l'hanno prodotto, sia dovuto non all'RNA messaggero, ovviamente, che è qualcosa che abbiamo nel nostro corpo, ma a uno dei componenti. E non è tanto la componente lipidica, perché tendenzialmente i lipidi non danno allergie nella stragrande maggioranza dei casi, ma al PEG, che è una molecola che serve per rendere il vaccino più fluido e più maneggevole e più iniettabile. È quello il componente a cui probabilmente si sono sensibilizzati i soggetti che hanno manifestato vera allergia al vaccino. E, c'è possibilità di testarlo? Sì, c'è possibilità di testarlo. Non è semplicissimo. Va fatto da personale molto esperto in termini di allergia a farmaci, in strutture di un certo tipo, però è possibile testarlo. Altre componenti, purtroppo, sia da un punto di vista epidemiologico, sia da un punto di vista razionale biologico, tendono meno e pensiamo siano meno responsabili di allergie. È possibile testarli eventualmente? Nì, nel senso che non si può prendere un componente e iniziare a testarlo. Prima il test va validato, perché altrimenti io non so se il test è affidabile o meno. Quindi è una cosa che vedremo strada facendo. Bene, grazie. E un'altra domanda molto interessante ci arriva da Georgia, che ci chiede: se una persona anziana non può sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale a causa di un effetto avverso nei confronti del farmaco, come può sapere se può succedere la stessa cosa anche con il vaccino anti-Covid? E chiede se c'è una lista disponibile, facilmente consultabile sui siti come l'AIFA per ottenere queste informazioni. Sì, grazie della domanda, anche questa molto interessante. È per questo che è cruciale, come ricordavo prima durante la relazione, ogni volta che si manifesti un sintomo o una patologia che possa far sospettare un'allergia, ad esempio dopo il farmaco antinfluenzale, come in questo caso, andare in consulenza allergologica per chiarire A, se veramente è stata allergia, B, qual è il componente del vaccino che ha dato allergia. I sospetti sono i soliti noti nei vaccini, quindi se è possibile testarli si testano e si valuta qual è. Dopo, una volta identificato qual è l'allergene che ha causato l'allergia, io vado a vedere le schede tecniche degli altri farmaci e vedo, so ad esempio di essere allergico al PEG, l'ho testato e lo so, mi guardo sulla scheda tecnica del farmaco, del vaccino che andrò a fare, se c'è il PEG, se c'è qualcosa che può avere un'analogia molecolare, e queste sono note, queste molecole, spesso, con il PEG, a questo punto non posso fare il vaccino, oppure insomma si valutano altre strade. Se invece non c'è, nessun problema, perché l'allergia è specifica, quindi se sono allergico a un componente, non sarò allergico a un componente che è diverso da un punto di vista molecolare. Bene, e poi abbiamo un'altra domanda molto interessante a cui può rispondere anche Sara, immagino. Infatti Flavia ci chiede quanto sia fondata la paura di avere reazioni allergiche dopo la somministrazione, anche se una persona realmente non è allergica a nulla, e si può anche applicare al caso in cui la stessa persona mangi alimenti o prenda farmaci per cui è nota l'esistenza di allergie, ma non ha alcun tipo di allergia. Ok, rispondo io, Matteo, non so se poi vuoi integrare dopo la domanda la risposta a te, ma dunque, quanto è fondato? Tutte le paure sono fondate in quanto paure, tutte vanno prese in considerazione e tutte vanno affrontate, cioè dietro una paura c'è sempre un fondo di verità, no? Quindi va capito cosa ci sta dietro a questa paura, diciamo così, di una reazione, anche se non si è allergici.
Quindi questo veramente va un po' approfondito. Quindi quello che dicevo appunto è che ogni paura va, come dire, presa in considerazione, perché ogni paura è importante. Certo, poi va distinta dall'ansia, perché la paura è un qualcosa di reale, cioè si ha paura di un qualcosa di reale, di concreto. Cioè l'ansia invece è un qualcosa che si scatena a prescindere, no? Che non ha come oggetto un oggetto scatenante. Quindi va un po' distinta questa cosa, quindi va capito se è un'ansia o se è una paura. E se è una paura specifica, quindi di avere appunto una reazione, anche se non si è allergici, forse va un attimino affrontata, mi viene da dire, dal mio punto di vista, dal punto di vista psicologico, proprio perché non c'è una reazione, cioè diventa una paura forse un po' troppo grande, no? Si può aver paura appunto di tutto, anche di uscire per strada, di aver paura che mi arrotino sempre con la macchina. Ha visto quanto io questa paura riesco a controllarla e quanto riesco a conviverci. Quindi se questa paura diventa troppo grande, va affrontata da un punto di vista appunto psicologico. La seconda parte della domanda, sinceramente non ho capito il nesso, cioè applicarla, me la puoi rileggere? O la posso leggere forse anch'io se vado, aspettate. Sì, la posso Sì, rileggere allora anch'io. diceva, si può anche applicare al caso in cui la stessa persona mangi alimenti o prenda farmaci per cui è nota l'esistenza di allergie, Certo. ma non ha alcun tipo di allergia. No, è quello che dicevo prima, no? Cioè aver paura della paura in fondo, no? Cioè io posso aver paura di avere prima o poi una reazione allergica a, non lo so, l'uovo, oppure aver mangiato da sempre, fin da quando sono piccola, l'uovo, però ho paura dell'uovo. No? Quindi va un po' capito quanto questa paura va a influenzare i miei comportamenti quotidiani, cioè se diventa troppo grande, allora va affrontata in modo diverso, proprio perché non c'è in realtà, come dire, una motivazione reale. Io non sono allergico, perché devo aver paura all'uovo se non sono allergico? Certo, potrei diventare, ma come potrei appunto uscire fuori, mi può cadere una tegola dal tetto. Quindi se la paura è troppo invalidante, va affrontata da un punto di vista psicologico. Non so se ho risposto, a Flavia. Perfetto, Flavia, ringrazio per la risposta e abbiamo un'altra domanda da parte di Carla che ci chiede quale tra i vaccini Covid, ha causato maggior percentuale di, reazioni avverse. Sì, allora questa è una domanda a cui non so rispondere, non ho i dati alla mano precisi, però in linea generale. Il profilo di sicurezza è stato valutato simile per tutti i vaccini approvati dagli enti regolatori, quindi nel momento in cui loro lo approvano, tutto ciò che emerge dagli studi clinici e poi dal post-marketing, perché il foglietto illustrativo viene aggiornato man mano, viene appunto riportato sulla scheda tecnica. Quindi è molto semplice. Basta confrontare le schede tecniche e vedere gli effetti avversi, quali sono, e viene riportata spesso anche la frequenza di questi effetti avversi. Quindi confrontarlo è semplice, però in linea generale, nel momento in cui il farmaco è approvato, il bilancio, rischio-beneficio è favorevole e quindi può essere usato in sicurezza. Poi sarà di volta in volta lo specialista a consigliare l'uno o l'altro farmaco a seconda del caso specifico. Bene, grazie al dottor Martini per questa risposta. E, questa sera abbiamo sfatato diversi miti grazie alle relazioni dei nostri ospiti. E io avrei una curiosità riguardante i soggetti che riportano delle allergie alle proteine dell'uovo. È opinione diffusa quella di essere diciamo, allergici alle proteine dell'uovo e non potersi sottoporre ad alcuna vaccinazione. Vogliamo fare chiarezza su questa relazione, se effettivamente esiste una relazione tra i due aspetti. Grazie Daniela. È un dubbio ricorrente, sì, in effetti, anche Rachele ha raccolto tante domande simili. Vale sempre lo stesso discorso, lo stesso principio generale dell'allergologia, ossia se io sono allergico all'uovo, non c'è nessun motivo per cui non debba mangiare la carne. Funziona lo stesso per i vaccini, ossia il rischio c'è nel momento in cui io sono allergico all'uovo, il vaccino contiene proteine dell'uovo. O contaminazioni o tracce dovute al processo di lavorazione.
Anche questo è riportato nella scheda tecnica del farmaco. Quindi ci sono alcuni vaccini, alcuni anti-influenzali ad esempio, che appunto classicamente possono contenere tracce di proteine dell'uovo. E in questi casi bisogna fare attenzione. È stato visto che generalmente i soggetti allergici all'uovo tollerano anche la vaccinazione con vaccini che possono contenere tracce di uovo. Però tanto più in vaccini che non contengono minimamente traccia di uovo, di proteine animali, di qualunque genere, se io sono allergico all'uovo, questo tipo di vaccini posso farli. E ho modo di vedere questa cosa, ho modo di vedere se ci sono tracce di proteine dell'uovo in un vaccino, di nuovo leggendo la scheda tecnica del farmaco. Noi sappiamo dalle schede tecniche dei farmaci attualmente commercializzati anti-Covid che non c'è alcuna traccia di uovo, quindi i soggetti allergici all'uovo rispondono agli stessi criteri che ho riportato nella relazione, non c'è un maggior rischio per loro, no. Perfetto. Grazie per questa ulteriore informazione. Io non leggo ulteriori domande, quindi ne approfitto per togliermi un'altra curiosità. Leggevo proprio negli ultimi giorni che è stato dimostrato che sembra esserci una relazione tra il sesso femminile e una maggiore manifestazione di reazioni allergiche. E volevo sapere se effettivamente questo dato ha delle basi solide, se c'è effettivamente un assetto genetico alla base. Grazie. L'assetto genetico c'è sempre, indipendentemente dalle differenze di genere. Per quanto riguarda la differenza di genere, tendenzialmente purtroppo un po' tutte le malattie che riguardano il sistema immunitario sono un po' sessiste, quindi tendono a colpire maggiormente le donne piuttosto che gli uomini. L'allergia ai farmaci sembra non fare... quantomeno non fare eccezione. Se mi chiede i dati solidi al riguardo, solidi non ce ne sono. Qualcosa sì, qualcosa di epidemiologico che dimostra che un pochino il rischio è maggiore nel sesso femminile rispetto agli uomini. Dico basi, studi e dati non solidi perché è sempre problematico in questi studi vedere se la diagnosi di allergia è stata fatta realmente oppure se magari l'allergia è autoriportata. Nel caso sia autoriportata, ovviamente l'attendibilità dello studio si riduce. Però in ogni caso, quando anche venisse confermata questa maggiore incidenza nel sesso femminile rispetto a quello maschile, attualmente non ci sono motivi per adottare strategie di gestione differente nell'uomo o nella donna. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, grazie. Bene, se non ci sono ulteriori domande, io direi che possiamo concludere il nostro incontro. Devo dire che è stato estremamente interessante perché grazie ai nostri relatori abbiamo fatto un percorso fondamentale nelle allergie ai farmaci. Siamo partiti dalla testimonianza di Rachele Cesaroni che grazie all'attività quotidiana dell'Associazione Cibo Amico ha stretto contatto con i pazienti che tutti i giorni vivono con queste difficoltà. Poi abbiamo attraversato la scienza vera e propria di quelle allergie alimentari grazie all'intervento del dottor Martini che non solo ci ha illustrato le basi immunologiche dell'argomento ma ha sfatato anche diversi miti per poi approfondire il tema della paura con la dottoressa Nocentini che devo dire che ci ha illustrato con estrema chiarezza quelle che sono le tappe mentali che portano poi allo sviluppo delle paure e come si sono evolute nel corso degli anni. Ecco, prima di chiudere vedo un'altra domanda, quindi rispondiamo a Flavia che ci chiede quali sono i fattori scatenanti di un'allergia, genetici o di altro tipo, e vuole anche sapere se è possibile che una persona sviluppi allergia nel corso degli anni anche verso alimenti o farmaci che quella stessa persona ha assunto regolarmente. Grazie della domanda. Di nuovo questo è un tema che forse avevamo affrontato in occasione del nostro primo incontro. Sì. Risposte molto semplici. Fattori genetici, sì, l'allergia è frutto dell'incontro tra una predisposizione genetica e un'esposizione ambientale dell'allergene. Poi il motivo per cui in alcuni soggetti l'esposizione all'allergene determini tolleranza anziché determinare allergia ancora è poco noto, però il fattore genetico di mezzo c'è sempre.
e proprio a causa di questo, del fatto che c'è sempre bisogno di anche un'esposizione ambientale all'allergene per sviluppare la predisposizione, per tradurre la predisposizione poi in allergia, la risposta alla domanda se una persona può sviluppare allergia anche nel corso degli anni è assolutamente sì. L'allergia non è una cosa con cui si nasce. Anche bambini che sembrano nascere già allergici a qualcosa, in realtà probabilmente c'è stata un'esposizione a livello placentare dell'allergene. E, quindi, se io assumo un FANS, un antibiotico, fino a 70 anni, è possibile che a 70 anni improvvisamente diventi allergico. E aggiungo anche il fatto, l'importanza di non fare abuso di antibiotici, oltre alla farmacoresistenza, questo è qualcosa che viene di cui si parla poco, e anche il fatto che se un soggetto è predisposto, più utilizzo quello stesso antibiotico in maniera intermittente, più aumento il rischio statistico che io sviluppi allergia se sono predisposto. Quindi l'importanza di fare un uso oculato degli antibiotici e anche dal punto di vista allergologico. Perfetto, grazie. Io direi che non ci sono altre domande. Ecco, Flavia ringrazia. Bene, io ringrazio tutti i partecipanti che sono rimasti fino a quest'ora, quindi vuol dire che l'intervento è stato molto interessante. Ringrazio i nostri relatori e ringrazio Rachele, Matteo e Sara per i loro interventi, per averci dedicato del tempo, e speriamo, noi di BioPills, come al solito, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza su un argomento che riguarda un po' tutti da vicino, e speriamo, ecco, appunto, di aver acceso un po' di luce su questo argomento. Io vi ringrazio, ricordo a tutti che in settimana riceverete l'attestato di partecipazione e il materiale fornito dai relatori, e vi invito a seguire il nostro sito, le nostre pagine social e il nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati su quelli che sono i nostri contenuti scientifici, e vi anticipo che il prossimo webinar sarà l'11 febbraio, anticiperemo quella che è, diciamo, quello che è il Darwin Day del 12 febbraio, e l'11 febbraio saremo insieme al professor Guido Barbuiani dell'Università di Firenze, genetista, che intratterrà con Filippo Nicolini, il nostro referente di ambiente e natura, una interessantissima chiacchierata sull'evoluzione delle teorie darwiniane e sull'impatto che hanno avuto sulla società umana. Quindi io vi invito a consultare il nostro sito per ulteriori informazioni. Vi ringrazio, ringrazio ancora i relatori e spero di rivedervi presto. Grazie, grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie a tutti, buona serata.